Ok, come promesso, vi faccio vedere su Mac come si fa a rendere accessibile whitecore da una macchina sulla rete. Stesso discorso lo provo a fare da cercando di accedere da fuori la macchina virtuale. Mac si comporta in maniera simile a Ubuntu, quindi ha un comando ifconfig. In questo caso cambia leggermente il nome della scheda di interfaccia, che è tipicamente questa INET 192-168. Nel mio caso la INET, è leggermente diversa, comunque 159-131. Anche qua la cosa si tratta di andare sotto Applications, dove avete installato il vostro whitecore. Ecco, vedete che whitecore app. Qui abbiamo il contenuto, tutto contents, ci sono le risorse. Ecco, qui cambia leggermente rispetto a Ubuntu perché lui mette sotto le risorse, e qui abbiamo config. E anche qua abbiamo la stessa situazione di prima, cioè se cercate 127.0.0.1 nei puntoini qua sotto, vedete che ci abbiamo whitecoreserver.ini, ma in realtà c'è anche myworld.ini. Io vi consiglierei di cambiarli tutti e due. Come fate per cambiarli tutti e due? Adesso non so come si faccia in... magari andiamo col Finder e cerchiamo World, vedete che si chiamava world.ini, my World, no, non era, sì, myworld.ini. Non me lo cerco. Allora andiamo con il Finder, che facciamo, perdonate, Applications, andiamo sotto, ah, si chiama Text Edit, il coso per fare, andiamo sotto whitecore, show package contents, resources, e qui abbiamo config e abbiamo myworld.ini e lo apriamo. Con che cosa lo apriamo questo signore? Other, e other cosa sarà? Ci sarà un notes, no, text edit, ok, diciamo che lo apriamo con text edit, ok, e qui cerchiamo al solito la nostra, quindi text edit ci avrà un find, suppongo, ecco find. E cerchiamo 127.0.0.1 che non c'è. Ah, vediamo un po'. Eccolo qua, local IP. Ah, l'avevo già cambiato la volta scorsa. Ok, quindi dovete cercare dentro myworld.ini hostname, e qui gli dovete mettere local IP come vi ho fatto vedere su Ubuntu. Visto che ce n'è uno anche qua, quindi apriamo con whitecore.ini, anche qua cercate la stessa cosa, hostname, e gli mettete local IP. Quindi questo è tutto per potersi collegare, quindi a questo punto dovete tornare al vostro... questa qui è la SIM, gli fate shutdown. Ok, e poi fate ripartire la SIM. A quel punto vedete che tra l'altro questa stava già funzionando con 192.168.159.1, quindi è già attiva praticamente, no? Chiudiamo
chiudiamo questa finestra che sta impiegando già troppo per i miei gusti. Quindi lo torniamo sul, facciamo il quit di questo signore, andiamo nelle nostre applicazioni, sarà forse questo, launchpad, ecco, white core. Lanciando white core abbiamo visto che lui di fatto lancia lancia proprio quello che abbiamo visto, white core 093, ci impiega, tanto secondo me in una macchina reale ci impiegherà molto di meno, qui è estremamente lento. Comunque qui ci impiega qualche minuto a partire. Comunque nel momento in cui fosse partito ci possiamo effettivamente collegare, tant'è che non so se nel video che ho fatto, ma comunque sicuramente le prove che ho fatto erano dall'esterno. E vediamo un po' se nel frattempo chi parte mi risponde. Localhost 9000. No, se fa così vuol dire che non è ancora partito. Ecco, e adesso sto facendo la partenza, ecco root. Quindi a questo punto dovrebbe essere partito qua la simulazione. E quindi posso fare la connessione, sempre qui in questo caso da Singularity, in cui entro e gli configuro abbiamo detto che il nostro che l'IP con cui parte, che tra l'altro in questo caso ce lo sta dicendo all'inizio, 159.131. Quindi lo andiamo nella definizione 159.131.9000. Ok. Quindi a questo punto, se cerco di entrare, ecco, vedete che entra e lo dovremmo vedere anche effettivamente qui che sta entrando. Qui dovreste vedere che è arrivata una serie di richieste, cioè si è allungato quindi un po' di cose. E quindi niente, il solito esercizietto, quindi crea e facciamo il nostro scriptino e vedete che è partito, quindi più o meno questo. Come vedete è abbastanza identico il discorso su Mac. Ora vi farò vedere poi quello invece su Windows e su Simonastic.